Io sono Marco del gruppo Astrofili Savonesi, siamo qua insieme sempre ai nostri amici Astrofili Polaris di Genova e questa sera abbiamo con noi l'astronomo Davide Cenadelli che lavora presso l'Osservatorio della Regione Autonoma della Valle d'Aosta, ma poi verrà presentato più degnamente da Luigi. Io vi dico solo una nota tecnica, come al solito, metteremo i microfoni spenti su Zoom. Potete fare domande sulla chat oppure sulle chat di YouTube se ci state seguendo da YouTube. E prima di lasciare la parola al presidente Gigi dei Polaris, vi ricordo il prossimo appuntamento tra quasi un mese, l'8 aprile, avremo argomento e relatore a sorpresa. Per me è tutto quello che vi dovevo dire, lascio la parola a Gigi, buona serata e a dopo. Benissimo, grazie. Benvenuti a questa terza serata dell'edizione 22 di Spazio per Tutti. Io non mi presento, mi ha già presentato Marco. Ringrazio Davide di aver collaborato con noi e di essere presente questa sera. È amico da tanti anni dell'Associazione Polaris e del gruppo Astrofili Savonesi. E anche la scorsa edizione aveva partecipato, chi ha seguito anche la scorsa edizione se lo ricorda, quindi può apprezzare meglio l'intervento di questa sera. Astronomo all'Osservatorio regionale della Regione Autonoma della Valle d'Aosta, è ricercatore lì, è bravissimo fotografo, ha fatto molti bei libri di fotografie astronomiche e ultimamente non mi sono messo d'accordo con lui, lo dico perché è bello veramente. Ha pubblicato un bellissimo libro di fotografie naturalistiche di paesaggi della Valle d'Aosta che merita veramente, su Amazon lo trovate. Benissimo. Passo la parola a Luigi. Va bene, grazie della parola. Direi che appunto Davide ormai lo conosciamo bene perché è un fisico, ricercatore appunto all'Osservatorio della Valle d'Aosta. Come diceva Gigi Bernardi, è molto bravo nel fare fotografie astronomiche e soprattutto di paesaggi. Però questa sera, siccome ormai lo conosciamo molto bene come divulgatore e diciamo come illustratore del cielo, lo abbiamo ospitato e lo abbiamo invitato perché ci racconti il cielo della stagione, quindi il cielo della primavera. E Davide, appunto, è un astronomo che lavora all'osservatorio dove fa molte visite guidate, sia sotto il cielo vero e quindi ci accompagna a vedere le stelle, sia nel planetario e quindi stasera in piccolo con un software che è Stellarium, che è un software gratuito, simuleremo il cielo di questa stagione e saremo accompagnati da Davide Cenadelli a scoprire le bellezze del cielo primaverile. Quindi io mi metto al comando del planetario e sulle immagini che vedremo ci accompagnerà Davide e ci racconterà tutti i segreti che ha da dirci su questo argomento. Quindi te, Davide. Grazie mille Luigi. Allora, grazie a tutti, sono molto contento di essere qui ancora appunto a parlare del cielo e in particolare a me piace proprio particolarmente parlare del cielo di stagione. Adesso quindi siamo in una stagione un po' intermedia, insomma, tra l'inverno e la primavera. Da un punto di vista meteorologico la primavera è già cominciata perché per convenzione comincia il 1º marzo, mentre invece la primavera astronomica comincerà con l'equinozio e quindi tra non molto il 21, il giorno esatto, 20 o 21 può cambiare in base all'anno, però insomma tra poco. Quindi in questo momento di transizione fra due stagioni l'idea sarebbe di dare prima un'occhiatina ancora al cielo invernale che nelle prime ore della notte ancora rimane visibile e poi dirigerci verso il cielo primaverile,
diciamo, due visioni del cielo molto diverse, perché il cielo invernale è ricchissimo di stelle brillanti, è particolarmente spettacolare. Io personalmente ho proprio un debole per il cielo invernale, che mi piace particolarmente. E poi invece passeremo al cielo primaverile, apparentemente molto più vuoto di stelle. La primavera è la stagione in cui il cielo è meno ricco di stelle, ma questo, diciamo, sorprendentemente, o forse non tanto, ci permetterà di guardare magari anche fuori dalla nostra galassia, quindi perderemo qualcosa in stelle, ma guadagneremo nella visione di qualcosa che si trova al di fuori della nostra galassia, altre galassie, e ci arriveremo. Io in particolare all'osservatorio astronomico mi occupo proprio di stelle, di spettroscopia stellare, e quindi io ho un debole per le stelle, e soprattutto su loro mi soffermerò. E mi piacciono moltissimo anche gli aspetti culturali legati all'astronomia, quindi l'astronomia come scienza naturalmente, ma anche gli aspetti un po' più storici, mitologici, antropologici. Cercherò di intercalare un pochino anche aspetti di questo tipo in modo da dare una visione completa, insomma, della cultura del cielo che possiamo ritrovare in queste stagioni. Allora, in particolare, cominciando proprio dal cielo invernale, adesso ringrazio molto moltissimo Luigi che appunto segue il mio discorso con grande maestria. Nel cielo invernale ritroviamo moltissime stelle brillanti. Abbiamo le costellazioni tra le più spettacolari del cielo, e in particolare il trittico Toro, Orione, Cane Maggiore costituisce un trio di costellazioni con pochi eguali, ecco. Forse la Carena, il Centauro e la Croce nel cielo più australe, che noi tendenzialmente, sostanzialmente non vediamo, può reggere il paragone con questa zona meravigliosa del cielo. E qui ci sono personaggi, anche qui legati a miti antichissimi, adesso su questi magari non mi soffermerò tanto, poi starò più sui miti primaverili, però ci sono soprattutto delle stelle straordinarie. Le singole stelle, ognuna ha una sua storia, qualcosa di interessante da dirci, e io vorrei, diciamo, commentarne qualcuna, perché nel cielo invernale troviamo vicine apparentemente in cielo delle stelle estremamente luminose e lontanissime, e una stella invece che è una fra le più vicine al Sistema Solare e una, diciamo, anche delle meno luminose, fra quelle che si vedono a occhio nudo. E comincerei con questa stella, che è un primo piccolo tesoro che andiamo a scoprire nel cielo invernale, ed è Epsilon Eridani. Epsilon Eridani, che si trova nella costellazione di Eridano, che si diparte vicino al piede di Orione, e poi si la costellazione di Eridano, che raffigura il fiume celeste, poi si dipana per grandi, diciamo, un grande tratto della sfera celeste, facendo delle specie di anse. E questa stellina, che si trova, diciamo, un po' in questo momento un po' verso il basso, diciamo, sul bordo basso della nostra immagine, è una delle pochissime stelle tra tutte quelle visibili a occhio nudo che è intrinsecamente più debole del Sole. Cioè, quando noi guardiamo il cielo a occhio nudo, la stragrande maggioranza delle stelle visibili a occhio nudo sono più luminose del Sole, non perché realmente la maggior parte delle stelle siano più luminose del Sole, ma perché le stelle che si vedono bene sono quelle più brillanti. La grande maggioranza delle stelle, circa il 93-94%, sono più deboli del Sole intrinsecamente, ma di queste ultime, pochissime sono visibili a occhio nudo proprio perché sono deboli. E questa stellina è una di queste, ed è una stella che dista solo 10,5 anni luce, ed è una nana arancione, che è circa la metà del Sole come diametro e un terzo come luminosità. Non è in assoluto la più debole intrinsecamente fra tutte le stelle visibili in cielo, ce ne sono altre due o tre che sono ancora leggermente più deboli, come per esempio 61 Cigni, ma è una stella particolare. È una stella particolare anche, qui infatti vedete proprio la costellazione di Eridano, è quella che si diparte vicino a Rigel e che si allunga, poi è molto lunga e anche fa delle specie di anse che poi vanno a perdersi nel cielo australe. Questa stella è molto famosa e molto amata anche dagli appassionati di fantascienza, perché Epsilon Eridani e Tau Ceti sono le due stelle più vicine al Sole
non troppo diverse dal Sole, non in sistemi multipli, e sono state le prime stelle che si è pensato potessero, come dire, similmente al Sole, magari avere pianeti, forme di vita su qualcuno di questi pianeti, questo fin dagli anni 60. Cioè sono state le prime sorvegliate speciali quando è cominciata quell'epopea, circa 60 anni fa, che mira alla ricerca di forme di vita al di fuori della Terra e dell'universo. In effetti Epsilon Eridani è diventata così famosa che anche la fantascienza se l'è impossessata, addirittura mi dicono, perché io non sono un grande conoscitore di fantascienza, che Spock, il personaggio di Star Trek, verrebbe da un pianeta di Epsilon Eridani secondo la fantascienza. Quindi comunque nella storia della cultura umana, in questo caso della cultura recente, ha un suo posto importante. Tra l'altro, se volete sapere di più su Epsilon Eridani nella fantascienza, dovete invitare il collega Andrea, che Luigi conosce benissimo, penso anche tutti voi, dell'Osservatorio Astronomico, che è, credo, il più grande esperto non solo della Terra, ma di tutto il Sistema Solare e credo anche del sistema di Epsilon Eridani su Star Trek. Quindi lui su Star Trek sa tutto, quindi se volete fargli fare una conferenza su Epsilon Eridani, in particolare dal punto di vista culturale e fantascientifico, chiedete a lui, solo vi consiglio di far durare la conferenza 70 ore, perché altrimenti non bastano per tutto quello che vi deve dire. Così come c'è questa stellina così particolare e debole, nel cielo invernale, ancora che riusciamo ancora a vedere di prima sera, ci sono invece anche due mostri del cielo, due stelle estremamente brillanti intrinsecamente, che sono fra le più luminose della galassia. Una è la stella al centro della cintura di Orione. Se noi vediamo le tre stelle della cintura di Orione, quindi molto facili da riconoscere, queste tre stelle, i cui nomi vediamo sono appunto Mintaka, Alnilam e Alnitak, sono tre stelle tutte e tre lontane, però le due esterne, Mintaka e Alnitak, distano circa entrambe sui 3200 e 1300 anni luce. Paragoniamola ai 10,5 anni luce di Epsilon Eridani, quindi stiamo andando molto più in là nello spazio. Quella in mezzo, invece, Alnilam, è dietro, più lontana, forse 2000 anni luce. Distanze così grandi hanno sempre qualche incertezza, però diciamo sui 2000 anni luce. Questa stella, da 2000 anni luce, brilla nella luce visibile circa come 40 o 50 mila soli, ma è anche una fra le stelle più calde, diciamo, fra quelle visibili a occhio nudo, con una temperatura sui 27 mila Kelvin in superficie, il che fa sì che la sua energia venga emessa quasi interamente nell'ultravioletto. Se noi vedessimo l'ultravioletto, da quasi 2000 anni luce ci apparirebbe luminosa quasi come Sirio, che ne dista 8,6, che è la stella più brillante del cielo notturno. Questo perché la sua luminosità intrinseca è eccezionale. Le stime dicono circa tra 5 e 600 mila volte la luminosità del Sole. Quindi, così come la stella che abbiamo visto prima, Epsilon Eridani, è una fra le più deboli intrinsecamente, fra tutte le stelle visibili a occhio nudo, questa è una fra le più luminose. Me ne vengono in mente, se non dimentico qualcuna, naturalmente, sono due che la superano in luminosità, e una di esse è visibile anche lei in questo momento. Perché una stella molto simile ad Alnilam, ma forse addirittura leggermente più luminosa, si trova nella costellazione della giraffa. Il suo nome è Alpha Camelopardalis, che è il nome latino della giraffa, non ha un nome tradizionale perché è una stellina piuttosto debole. Ma come facciamo a trovarla? Allora, se noi osserviamo, a nord di Orione c'è la costellazione dell'Auriga. L'Auriga, diciamo, contiene una stella brillantissima che è Capella, la sesta stella più brillante del cielo, e Capella è al limite delle stelle circumpolari. Se prendiamo Capella e la stella polare, che è discosta circa 45 gradi da Capella, che è molto meno brillante, però è una stella famosa, ecco, lungo la congiungente fra Capella e la stella polare che vediamo adesso lassù in alto, c'è la costellazione della giraffa. E una stellina che si trova proprio lungo la congiungente, leggermente più vicina a Capella, ma di poco, è quella dove, ecco, leggermente più a destra si trova proprio tra le due, sostanzialmente, è Alpha Camelopardalis. Questa stella è debole, a occhio nudo, quasi non la si vede, nel senso che è di magnitudine 4,5, sì, cioè la si vede, ma non attira certo l'attenzione. Eppure questa stella è una stella che, come Alnilam, è una supergigante blu. La sua luminosità è stimata in circa 670.000 volte quella del Sole, perché dista da noi 6.000 anni luce. È anche una fra le stelle più lontane visibili a occhio nudo.
Quindi è una fra le più luminose intrinsecamente e fra le più lontane, fra tutte le stelle visibili a occhio nudo in cielo. È molto simile in realtà ad Alnilam, leggermente più, è di dimensioni simili, entrambe le stelle sono circa tra i 30 e 35 volte più grandi del Sole, ma Alfa Camelopardalis è ancora leggermente più calda di Alnilam, è una stella di classe O9, mentre Alnilam è B0, per chi, diciamo, non è appassionato di spettroscopia stellare, queste sigle non diranno niente, vuol dire che è ancora più calda, quasi 30.000 gradi, e questo la rende più luminosa. Quando noi guardiamo questa stella, che invito a guardare in cielo appena ne abbiamo l'occasione, peraltro è circumpolare, quindi adesso stiamo parlando del cielo invernale, ma ci stiamo addentrando in una regione che comunque si vede sempre, guardiamola e ci rendiamo conto che stiamo vedendo luce che è stata emessa circa nel 4000 avanti Cristo. Ha viaggiato 6000 anni prima di raggiungerci, e mentre la luce che vedremo guardando questa stella una di queste sere viaggiava, sulla Terra sono sorte e cadute intere civiltà. Questo io trovo che sia molto affascinante, perché ci dà l'idea dell'incommensurabilità degli spazi e dei tempi, in questo caso tipici dell'universo, con quelli tipici della storia umana. Questa stella ha emesso una luce, e mentre questo raggio di luce arrivava qua, sulla Terra è successo di tutto, al contrario di tutto. Quindi nel cielo invernale, fra le tantissime stelle che vediamo, ci sono un po' i due estremi, una stella estremamente debole e almeno queste due stelle estremamente luminose. Fra tutte le stelle visibili a occhio nudo, che, ripeto, che mi venga in mente, magari ne dimentico qualcuna, ne conosco solamente solo una che supera intrinsecamente queste due, ed è Zeta Puppis, Naos, detta anche, nella costellazione della Poppa, che però noi vediamo appena appena sfiorare l'orizzonte, e questa stella è addirittura 1 milione di volte più luminosa del Sole. Quindi stiamo parlando di veri e propri mostri del cielo. Ora però proverei a indicare un'altra stella che mi piace particolarmente, sempre nel cielo invernale, poi andiamo, anzi un altro paio se me lo consentite, e poi ci spostiamo verso quello primaverile. Sempre nella zona in cui ci troviamo, nella costellazione dell'Auriga, se torniamo dove c'è Capella, quindi la stella più brillante dell'Auriga, allora Capella è un nome che in latino significa la capra, la capretta, perché secondo la mitologia greca rappresenta la capra Amaltea che nutrì Zeus, Zeus lattante sul monte Ida. E vicino a Capella ci sono tre stelline che formano una specie di triangolino isoscele molto allungato, queste qua, che si chiamano, vengono chiamate anche i capretti. Di queste tre stelle, quella più sulla destra, che si chiama Epsilon Aurigeo Almaz, è un'altra stella notevolissima. Allora, pensate che Capella dista da noi circa 43 anni luce, quindi una distanza non molto, sì, diciamo, enorme su scala umana ovviamente, ma su scala galattica ovviamente è piuttosto contenuta. È ancora una stella vicina. È una stella in realtà quadrupla, tutta una sua storia e una sua mitologia, ma concentriamoci su Almaz. Questa è un'altra supergigante. È molto più lontana di Capella ed è molto più luminosa, ma curiosamente sulla sua distanza ci sono molte stime, cioè ci sono poche certezze su questa stella. Secondo alcuni dista 1400 anni luce, altri dicono di più, fino a 3300. Quindi c'è un bel intervallo entro cui le misure suggeriscono che possa essere la distanza di questa stella. E questo possiamo dire, ma cosa ce ne importa? Ce ne importa, perché la luminosità intrinseca di una stella scala col raggio al quadrato e il raggio della stella scala con la distanza. Mi esprimo meglio. La luminosità intrinseca di una stella scala con la distanza al quadrato. Ho detto raggio invece distanza. Il raggio della stella scala con la distanza alla prima potenza. Questo vuol dire che la luminosità intrinseca di questa stella e il suo raggio, finché non capiamo la distanza, non sappiamo esattamente quali siano. Diciamo che oscilla il raggio tra 150 e 300 volte quello del Sole e la luminosità tra 40 e 200.000 volte quella del Sole, a seconda di dove la collochiamo. Abbastanza curiosamente, questa stella è una binaria eclisse, cioè si eclissa con qualche altra cosa, che però quest'altra cosa non emette luce apparentemente. Di fatto orbita intorno a un oggetto scuro. E questo oggetto scuro che non emette luce, tutti allora nascono le speranze, no? Chissà, magari è un buco nero, visto che c'è, la sua massa è considerevole, ma non emette luce. Invece no, perché è troppo grande.
L'eclissi a cui è soggetta la componente principale di questo sistema durano troppo. Un buco nero, se esistesse, sarebbe piccolino. Quindi non si sa esattamente cosa sia. Probabilmente una nube di polveri che circonda un sistema binario di due stelle più piccole, ma insomma mi piaceva indicare un attimo questa stella perché questa è veramente la stella dei misteri in un certo senso. Non sappiamo esattamente quanto è lontana, quindi nemmeno quanto sia grande e luminosa, anche se sicuramente molto sì, e anche non si sa esattamente intorno a cosa orbiti, forse un sistema binario di stelle avviluppato in una nube di polveri. Insomma, Almaz è un po' la stella dei misteri e ci ricorda che l'astrofisica è una scienza esatta, no? E nel senso che quello che sappiamo su Almaz, che possiamo dire, è che è grande, grossa e brillante. Fondamentalmente di certo non c'è altro. Quindi mi piace indicare anche, io come state capendo, insomma, un debole per queste stelline che nascondono qualcosa di particolare. E dopo aver visto questa stella vorrei mostrarvene ancora una sul cielo invernale, dopo ci dirigiamo un po' più verso quello primaverile, che si trova nella costellazione del Cane Maggiore. Il Cane Maggiore è una costellazione bellissima, contiene Sirio, la stella più brillante del cielo notturno, e però se andiamo a vedere nella parte bassa del Cane Maggiore, ci sono tre stelline che hanno dei nomi meravigliosi, Vezen, Adara e Aludra, che rappresentano un po' la coda e la parte posteriore del cane, e vedere queste tre stelline nelle notti invernali basse sull'orizzonte, io penso che abbiano veramente un fascino particolare, sia per la bellezza dei loro nomi, sia per il tipo di stelle che sono. E io volevo sottolineare velocemente la stella Vezen. Vezen è una stella rara, è una supergigante gialla. Le supergiganti gialle sono stelle molto rare, perché le supergiganti sono blu per la maggior parte della loro vita, le stelle diciamo di grande massa, e poi diventano rosse, tranne quelle di massa altissima, però diciamo sopra le 40-50 masse solari non evolvono in supergiganti rosse, ma le stelle così massicce sono estremamente rare. Però se sono blu e poi diventano rosse, evidentemente attraversano la fase di supergigante gialla, quando dalla più calda fase di supergigante blu si raffreddano in superficie diventando rosse e attraversano quindi anche tutte le temperature intermedie, quindi anche la fase in cui sono gialle. Ma le stelle di grande massa evolvono molto velocemente e quindi questa fase è velocissima su scala astronomica, per cui è molto improbabile trovare una supergigante gialla, perché è una fase che le stelle attraversano velocemente. E in cielo ce ne sono pochissime. Una è la stella polare. Ci sono la più brillante supergigante gialla del cielo, è Canopo, la seconda stella più luminosa del cielo, anche se secondo alcuni è una gigante, ma Vezen è la più grande e brillante fra tutte le supergiganti gialle ben visibili in cielo. Questa stella dista ben 1600 anni luce dal Sistema Solare, paragoniamola agli 8,6 anni luce di Sirio, o a 10,5 di Epsilon Eridani, e la sua luminosità è 82.000 volte superiore a quella del Sole e il suo raggio è circa 200 volte superiore a quello del Sole. Fra le stelle di questo tipo, ben visibile a occhio nudo, è il peso massimo, è la più brillante. È un tipo di stelle che io trovo estremamente affascinante. Per lei è un attimo questa fase, un attimo che dura però quanto? Probabilmente qualche centinaio di migliaia di anni. Quindi probabilmente l'Homo sapiens si è evoluto casualmente proprio in quella breve fase della vita di una stella di questo tipo in cui diventa una supergigante gialla, su tempi paragonabili diventerà una supergigante rossa se, come sembra, appunto si trova nella fase di trasformazione. Quindi questa è una prima panoramica del cielo invernale. Naturalmente, invece di parlare delle stelle più famose, siamo andati a cercarne alcune un po' particolari, perché ovviamente di Betelgeuse, di Rigel, di Sirio si può parlare sempre, però mi piaceva proprio andare a cercare qualche dettaglio. Tra l'altro faccio notare che il Cane Maggiore è una delle tre costellazioni del cielo dedicate ai cani, quindi è molto bello che questo animale, che è così amato da molti di noi, abbia ben tre costellazioni: Cane Maggiore, il Cane Minore e, lo vedremo dopo nel cielo primaverile, i cani da caccia. E Sirio, la stella più brillante del cielo, è chiamata anche popolarmente la stella del cane. Ora però direi che possiamo prima di passare al cielo primaverile, ci andiamo subito, notiamo una cosa. Il cielo invernale è ricchissimo di stelle perché è attraversato dalla fascia della Via Lattea.
La Via Lattea è il piano della nostra galassia visto standoci dentro, dove noi ci troviamo, e quando noi guardiamo, noi abbiamo la forma della nostra galassia, è una galassia disco, stando dentro il piano del disco, se noi ci guardiamo intorno lungo tutte le direzioni sul piano del disco stesso, vediamo moltissime stelle, perché la galassia ha il massimo spessore e questo è il piano del disco. Se invece guardiamo, diciamo, a grandi angoli rispetto al piano del disco, ad esempio perpendicolarmente, allora la galassia ha molto meno spessore e allora in questo caso vedremo molte meno stelle. Infatti se noi ci allontaniamo dal piano della Via Lattea, sia da una parte che dall'altra, il cielo si fa molto più povero di stelle. Quando tra un attimo andremo nel cielo primaverile vedremo che è proprio povero di stelle, perché mentre d'inverno guardiamo lungo più o meno la direzione del piano della galassia, in primavera guardiamo perpendicolarmente, dove lo spessore della galassia è molto inferiore. Prima di passare al cielo primaverile, vorrei però concludere questa prima parte sul cielo ancora invernale, che comunque si vede ancora in questa stagione, raccontando brevemente una bellissima, secondo me, leggenda sulla natura della Via Lattea, perché noi sappiamo ovviamente che cos'è, dal punto di vista astronomico, come abbiamo appena richiamato, ma ovviamente in passato moltissimi popoli hanno dato interpretazioni più o meno fantasiose, ma spesso molto poetiche, sulla natura della Via Lattea. Volendone citare una velocemente, forse addirittura lapidaria e veramente bellissima, secondo la tribù Kung del deserto di Kalahari in Sudafrica, la Via Lattea è la spina dorsale della notte, che è un'immagine veramente forte e bella. Però la leggenda che volevo brevemente raccontare risale invece a alcuni popoli nativi dell'Amazzonia. Secondo questi popoli, loro raccontano che una volta gli uomini vivevano in cielo e non sulla terra, non fluttuando in cielo, ovviamente loro immaginavano che la sfera celeste in realtà sia una sfera solida appoggiata sulla terra e sopra questa sfera vivevano gli uomini. Sulla terra invece no. E un giorno si racconta che un cacciatore del cielo, scavando, diciamo, alla caccia di una preda, scava, bucò la sfera celeste solida e dall'alto si affacciò sulla terra. Si affacciò sulla Terra, chiamò a raccolta altre persone del villaggio celeste e decisero di esplorare la Terra, calando una lunghissima liana che dal cielo arrivò fino a terra. Scesero e quando un gruppo di persone era sceso sulla Terra, in cielo un bambino dispettoso che cosa fece? Tagliò la liana che cadde a terra e non ne fu più trovata un'altra lunga sufficienza per permettere a queste persone di tornare indietro. E allora questa leggenda ci racconta che da allora viviamo divisi. Noi siamo i discendenti degli uomini che sono scesi per primi sulla terra e i nostri, diciamo, lontani parenti vivono ancora in cielo. E quando li possiamo vedere noi? Li possiamo vedere di notte, perché la Via Lattea sono proprio le luci dell'accampamento del cielo e le stelle sono le torce che gli uomini del cielo accendono di notte per vederci. E questo spiega anche perché la maggior parte delle stelle sono lungo la Via Lattea, perché gli uomini di notte stanno nell'accampamento del cielo. Le poche stelle che si trovano lontane invece sono i cacciatori che si sono fatti sorprendere dall'oscurità lontano dal villaggio e accendono una torcia per scaldarsi, per superare la notte, per tenere lontane gli animali feroci e così via. E in questa leggenda, molto poetica secondo me, traspare anche la più antica fra le ragioni per cui noi diamo nomi alle stelle e inventiamo le costellazioni, ed è la paura del buio. Dando nomi alle stelle, inventando in cielo figure immaginarie che sono le costellazioni, l'uomo cosa fa dalla notte dei tempi? Cerca di umanizzare il buio della notte, rendere a misura d'uomo il terribile buio della notte, che in realtà la cui paura è, diciamo, stratificata profondamente, presente all'interno della nostra mente per ragioni evolutive che risalgono alla notte dei tempi. E qui lo si vede, la maggior parte degli uomini di notte stanno al villaggio, qualcuno si fa sorprendere lontano ma accende una torcia per ricavare un po' di conforto durante la notte ed ecco che noi vediamo quindi, secondo questa interpretazione, anche le stelle lontano dalla Via Lattea, alle quali a questo punto, diciamo, mi dirigerei. Quindi possiamo adesso portarci verso il cielo primaverile, il cielo povero di stelle, dove pure si notano alcune costellazioni notevoli e alcune stelle anche molto brillanti. Diciamo che il cielo primaverile presenta in particolare quattro grandi costellazioni, che sono le più significative,
e sono il Leone, la costellazione del Leone, che quindi è una costellazione zodiacale, la costellazione dell'Orsa Maggiore, che in parte è circumpolare, cioè sempre visibile, non tutta però, e che comunque in primavera si vede meglio, particolarmente nelle notti di primavera ce l'abbiamo sopra la testa. È grandissima, è la terza costellazione più grande del cielo, ma poi c'è anche la seconda costellazione più grande del cielo, che è la Vergine, che vediamo un pochino più a sud, vediamo ecco vicino al Leone, ancora laggiù, e infine la quarta costellazione che domina il cielo primaverile è la costellazione di Boote, o Bootes in greco, che vuol dire, viene spesso tradotto come il bifolco, il pastore, se vogliamo, e così. Allora, nella costellazione di Boote troviamo una stella eccezionalmente brillante, Arturo, la quarta stella più brillante di tutto il cielo. La prima abbiamo detto che è Sirio, la seconda e la terza, Canopo e Alfa Centauri, non sono mai visibili dall'Italia perché troppo australi. E in realtà anche Sirio è una stella australe, ma non troppo, quindi riusciamo a vederla. Arturo è la quarta stella più brillante del cielo e la prima dell'emisfero celeste boreale. Ed è davvero una stella notevole. È una gigante grande circa 25 volte più del Sole ed è circa, considerando anche l'emissione nell'infrarosso, questa è una stella abbastanza fredda, quindi emette molto nell'infrarosso, cioè sui 4200-4300 gradi, considerando anche questa emissione circa 210 volte più luminosa del Sole. Ecco, 25 volte più grande, 210 volte più luminosa, si trova a 37 anni luce da noi ed è in assoluto la stella più grande e brillante entro 50 anni luce dal Sistema Solare. Quindi, se noi immaginiamo il Sistema Solare, una sfera di 50 anni luce di diametro che ci circonda, in questa regione la consideriamo il nostro intorno, il nostro quartiere nella galassia, questo è il pezzo grosso del nostro quartiere galattico, la più grande e brillante fra le stelle nel nostro quartiere. Il nome Arturo è di origine greca, dal greco Arctos Ura o Arctos Uros, che è diventato Arcturus e poi Arturo, che vuol dire la coda o il guardiano dell'orsa, perché, come ben sanno, diciamo, gli appassionati di questa zona di cielo, Arturo si trova lungo il prolungamento della coda dell'Orsa Maggiore, che poi è il timone del Grande Carro. E alternando un pochino, adesso infatti che ringrazio moltissimo Luigi che sta seguendo il mio, diciamo, i miei salti convulsi fra le varie zone del cielo, osserviamo che effettivamente l'Orsa Maggiore e la costellazione a cui appartiene Arturo, che è Boote, il pastore o il bifolco, sono legate da un mito anche loro, e questo è il mito di Callisto. Callisto, una fanciulla bellissima, che secondo la mitologia greca era una sacerdotessa di Artemide, la dea della caccia. E come tutte le sacerdotesse aveva dovuto fare un voto di castità. Non poteva avere avventure sentimentali con uomini o dei. Ma sappiamo che gli dei greci erano agitati da passioni molto umane e si dice che Zeus si invaghì della bellezza di Callisto e la sedusse. E da questa relazione nacque un bambino che fu chiamato Arcas o Arcade, se vogliamo in italiano, e la dea Artemide, avvedendosi della gravidanza, dopo la nascita del bambino, decise di punire Callisto, che era stata poverina, sedotta da Zeus, il re degli dèi, quindi in un certo senso, diciamo, la sua colpa non era così grande, insomma, come si fa a dire di no al re degli dèi? Comunque sia, per punire Callisto, Artemide la trasformò in un'orsa. Visto che lei era bellissima, divenne un animale goffo, l'orsa, e per la vergogna andò a nascondersi nei boschi, perché mantenne, diciamo, sentimenti umani, la sua mente rimase umana, anche se il corpo diventò quello di un'orsa. Nel frattempo, Arcade crebbe, divenne un forte cacciatore, e molti anni dopo, andando a caccia in un bosco, si imbatté nell'orsa, per caso. E l'orsa, riconoscendo il proprio figlio, Callisto, anche a distanza di molto tempo, insomma, come succede a una madre, gli corse incontro per la gioia, ma ovviamente Arcade pensava che l'orsa volesse aggredirlo, allora estrasse una freccia, stava per scagliarla verso l'orsa per ferirla, ucciderla, e a questo punto Zeus però interviene, prima che accada l'irreparabile, che il figlio senza saperlo uccida la propria madre, prende i due personaggi, li trasforma in due costellazioni, mettendo Arcade, che diventa Boote, vicino all'Orsa Maggiore, che è Callisto, per proteggerla da ulteriori, diciamo, disavventure celesti.
Questa storia è raccontata, tra l'altro, a me piace introdurre, ripeto, appunto, un po' di mitologia, anche di cultura in mezzo al discorso astronomico, ma adesso tra poco torniamo anche agli aspetti più fisici. Ecco, questa storia è raccontata anche da Ovidio nelle Metamorfosi, che parlando di Callisto e Arcade che vengono trasformati in costellazione, dice che Zeus gli scagliò attraverso l'aria nei turbini dei cieli più alti e là li fissò, dove le nuove costellazioni nascono nella notte, illustre ornamento dei cieli del nord. Bello ripetere ovviamente questi bellissimi versi di Ovidio che ci racconta questa storia. Dal punto di vista astronomico abbiamo già detto che Arturo è una stella notevolissima e ora osserviamo una curiosità. La stellina che si trova di fianco ad Arturo e che si chiama Mufrid, che è proprio quella lì a destra di Arturo, è una stella che è molto più piccola di Arturo, è grande circa 2 o 3 volte il Sole, comunque è abbastanza notevole, è una subgigante, non è una gigante come Arturo, ed è circa 7-8 volte più luminosa del nostro Sole ed è giallastra, tra l'altro, come il Sole. Una cosa curiosa è che Arturo e Mufrid distano entrambe 37 anni luce da noi. Cioè, di norma, quando noi vediamo stelle vicine in cielo, non sono realmente vicine, non c'è un vero legame fra di loro, una è davanti e l'altra è dietro. Talora, invece, casualmente, due stelle possono essere vicine. In effetti, queste due stelle sono a circa 3 anni luce una dall'altra. Cioè, sono molto vicine realmente in cielo. E allora Arturo, che appare così brillante nel nostro cielo, come apparirà nel cielo di Mufrid? Beh, da Mufrid Arturo appare circa 2 volte più brillante di Venere al massimo di luminosità nel nostro cielo. Diciamo che eventuali pianeti di Mufrid, se ci sono, e se ci sono esseri viventi su qualcuno di questi pianeti, per loro Arturo rappresenta di gran lunga la stella più brillante del cielo, e se noi dalla Terra abbiamo inventato tutti questi miti su questa stella, figuriamoci gli eventuali abitanti di un pianeta che orbita intorno a Mufrid, che cosa avranno inventato su questa stella eccezionale. Anche da Arturo, dalla zona di Arturo, Mufrid fa la sua bella figura e appare luminosa come Giove nel nostro cielo. Quindi sono due stelle che costituiscono l'una la più luminosa per l'altra, per così dire, perché sono realmente vicine nello spazio. A questo proposito, restando ancora un pochino sulle stelle, poi passiamo magari a parlare anche un attimino di galassie, vorrei spostarmi verso la costellazione del Leone, che invece, come avviene di solito, è costituita di stelle a distanze diverse da noi. Allora, qui vediamo che ci sono 4 stelle principali. Regolo, che è la principale stella della costellazione, la più luminosa, anche se non eccezionalmente, è la 21esima in tutto il cielo, mentre Arturo è la 4ª. E poi c'è Denebola, Algeba e Zosma, che è l'altro vertice del questa specie di trapezio. Eccola lì. Allora, in questo caso, queste stelle sono realmente a distanze diverse. La più vicina è Denebola, che dista circa 34 anni luce, più o meno come Arturo. Poi c'è Zosma, che ne dista circa tra 54 e 56, più o meno 50 e qualcosa anni luce. Poi c'è Regolo, che ne dista 79, e Algeba è un po' più lontana, ne dista circa 126. Tra l'altro Algeba è una stella doppia, come sanno gli appassionati, diciamo che hanno telescopi, è una delle doppie favorite del cielo primaverile, e la cosa curiosa però è che una delle due stelle è un pianeta, per cui questo pianeta è comunque uno dei, no, non sono pochi in realtà, pianeti nei sistemi doppi, stando sul quale si vedono due soli in cielo. Effettivamente ce ne sono diversi conosciuti di questi sistemi un po' da fantascienza che però sono reali. Però quello che volevo sottolineare è un'altra cosa. Tra Algeba e Regolo, quella stellina che vediamo lì in mezzo e che forma proprio quell'altro vertice, Eta Leonis, beh, quella stella dista da noi circa 1400 anni luce, è molto dietro ed è molto luminosa, se la vediamo a occhio nudo da quella distanza, circa tra 15 e 20 mila volte più del Sole. Ma c'è un'altra stella straordinaria nel Leone ed è Rho Leonis, che si trova dove adesso ci sta indicando il amico Luigi. Rho Leonis dista 5300 anni luce, quasi come Alfa Camelopardalis. È un'altra stella come lei. Alfa Camelopardalis e Anilam, che abbiamo visto prima, e Rho Leonis sono tutte e tre supergiganti, tutte e tre circa 35 volte più grandi del Sole, tutte e tre con temperature tra i 25 e i 30 mila Kelvin, caldissime, e quindi anche di luminosità simile.
Questa forse è la meno luminosa tra le tre, solo, si può dire, 350.000 volte più del Sole, ma è un'altra di quelle stelle straordinarie e poco appariscenti perché sono molto lontane. Ma qui c'è qualcosa in più. Questa stella non si trova come Allilam vicino alla Via Lattea o la stessa Alfa Camiropardalis che non è lontana, e si trova in direzione quasi perpendicolare al piano della Via Lattea, perché vicino al Leone c'è la chioma di Berenice, che è la direzione verso cui si trova il polo nord della galassia. Cioè noi stiamo guardando in direzione non sul piano della galassia, ma perpendicolarmente. Ma sul piano della galassia, la nostra galassia è grandissima, 200.000 anni luce, è normale che possiamo vedere stelle molto lontane. Se guardiamo perpendicolarmente, dove lo spessore della galassia è di soli 1.000-2.000 anni luce, cosa ci fa una stella a 5.000 anni luce? È fuori dalla galassia, evidentemente. Questa stella, fra le stelle visibili a occhio nudo, è la più, diciamo, che io sappia, addirittura forse l'unica, però sicuramente la più importante fra le stelle che sono esterne alla nostra galassia. È sempre, diciamo, legata gravitazionalmente alla nostra galassia, ma si trova poco al di fuori. Se noi fossimo dalle parti di Roleonis, diciamo a distanza di sicurezza, perché troppo vicini ovviamente avremo dei problemi, data la sua luminosità, vedremo un cielo completamente diverso da qualunque cosa possiamo immaginare. Vedremmo leggermente dal di fuori la nostra galassia con i suoi bracci a spirale tantissime stelle, e dall'altra parte non vedremo completamente niente. Vedremo un cielo completamente nero, forse rischiarato da qualche stellina debole che si trova in zona d'alone, ma nel caso pochissime, che noi non riusciamo a vedere da qua, e un cielo, il cielo, lo spazio intergalattico. Nero, diciamo, come una notte nuvolosa, con forse qualche fiocchettino, riusciremo a vedere a occhio nudo, forse come vediamo anche da Terra la galassia di Andromeda, ma qualche debolissimo fiocchettino che rompe questo nero praticamente infinito e praticamente privo di stelle. Quindi qualcosa di difficile anche da immaginare. E questa è un'altra di quelle stelle notevolissime, per cui veramente, secondo me, vale, oggi era un po' il tema anche andare a cercare queste stelle un po' strane, e lei è una di loro. Per concludere la parte stellare, poi passerei, e chiedo consiglio ovviamente anche a Luigi, invece a dire qualcosa che c'è al di fuori della galassia, volevo però mostrare anche la costellazione della Vergine. La Vergine è altra grande costellazione primaverile, per i greci antichi rappresenta Demetra, la dea della fertilità della terra, quelle che i romani avrebbero chiamato Cere. E anche qui c'è un bel mito che racconto brevemente, che ci dice che Demetra aveva una figlia bellissima, ovviamente come tutte le ragazze dei miti e delle leggende, Persefone, che era così bella che Ade, il dio dell'oltretomba, se ne innamorò e la rapì e la portò nel suo regno dell'oltretomba. La nostra Demetra, non trovando più la figlia, cominciò a cercarla da tutte le parti e non la trovò da nessun luogo. Allora capì che era stata probabilmente rapita e portata nel regno sotterraneo di Ade, e per la stizza e la rabbia decise che la terra non avrebbe dato più frutti. E essendo lei la dea della fertilità, ovviamente lo poteva scegliere, e la terra inaridì completamente. E gli uomini cominciarono a soffrire la fame, allora cominciarono a pregare Zeus di fare qualcosa, e Zeus, che sapeva bene come era andata la cosa, andò da Ade, che era suo fratello, e gli chiese di liberare Persefone. Ma Persefone nel regno di Ade aveva mangiato 6 semi di melograno che gli erano stati offerti da questo dio, e le leggi del fato, che superavano anche il volere degli dei, imponevano che per ogni seme di melograno mangiato nell'Ade bisognasse rimanervi per un mese all'anno. E quindi per 6 mesi all'anno doveva rimanervi, gli altri 6 poteva tornare sulla terra. Zeus decise così, e allora Demetra decise che da quel momento in poi la terra avrebbe dato frutti solo 6 mesi all'anno, quando Persefone era sulla terra, e sarebbe inaridita per gli altri 6 mesi. E in questo modo, in maniera favolistica, viene spiegata ovviamente la nascita delle stagioni. In primavera e in estate Persefone è sulla terra, e quindi Demetra permette che la terra dia frutti, ma poi inaridisce in autunno e in inverno perché Persefone deve tornare nell'Ade. Questo, al di là dell'essere un bel mito, ci ricorda anche una cosa importante, che il cielo veniva usato come un calendario stagionale, e la Vergine, noi cominciamo a vederla al tramonto intorno ad aprile. All'epoca dei Greci, questo avveniva in marzo a causa della precessione degli equinozi, il tempo è cambiato un pochino, ma comunque all'inizio della primavera. E quindi evidentemente ci fa capire che questo popolo, e probabilmente non solo loro, aspettavano
il momento in cui sorgeva la Vergine come un indicatore del fatto che sarebbe arrivato un tempo più clemente, sarebbe cominciato a crescere le messi sulla terra e quindi, diciamo, sarebbe, la terra avrebbe dato frutti, e quello in un contesto ovviamente agricolo come era quello dell'antichità, aveva un significato importante. Voleva dire: sta per finire la carestia invernale, tra poco la dea della fertilità simboleggiata da questa costellazione riporterà l'abbondanza sulla terra. Ora però possiamo osservare che il cielo primaverile, proprio perché quando guardiamo in questa zona del cielo, guardiamo in direzione perpendicolare al piano della galassia, dove è minimo lo spessore della nostra galassia, è più facile guardare fuori. Non ci sono grandi disturbi, sul piano della galassia ci sono grandi nubi di polvere interstellari che ci impediscono di guardare troppo lontano, ma se guardiamo perpendicolarmente, diciamo, la galassia è molto più trasparente e possiamo guardare fuori. Quindi la primavera è la stagione in cui è minimo il numero di stelle, ma massimo il numero di oggetti al di fuori della galassia, cioè di altre galassie che sono è possibile vedere. Quindi possiamo adesso un attimino dire qualcosa sugli oggetti extragalattici, con un po' di rammarico, perché io sono proprio appassionato di stelle, io starei per parlare di stelline appena percettibili fino a domani, e invece adesso devo parlare di galassie, di cui sono anche un po' meno esperto naturalmente. Però diciamo che ci sono alcune cose importanti da osservare. La zona che stiamo vedendo è ricchissima di galassie, citiamone almeno due o tre davvero notevoli. Nella costellazione dei cani da caccia, che è la terza costellazione dedicata ai cani, prima abbiamo visto il cane maggiore e il cane minore, e che si trova sotto la coda dell'orsa maggiore, in realtà molto vicino proprio alla coda dell'orsa, ovvero il timone del grande carro, c'è una delle galassie preferite dagli appassionati e anche dai non appassionati, perché è una tra le più belle di tutte, la famosa galassia, famosa insomma, almeno per chi è appassionato, galassia Vortice, una OM51, che è una galassia, che in realtà sono due galassie interagenti. È una galassia spirale vista di faccia, quindi è una fra le più luminose fra le galassie spirali visibili in cielo, e quindi si riesce a vedere, anche in telescopi non grandissimi, la struttura spirale, cosa molto rara, ed è accompagnata da una galassia satellite, e le due galassie si vedono vicine, sono realmente vicine nello spazio. Si trovano intorno a 30 milioni di anni luce, anche c'è chi dice qualcosa più, qualcosa meno, ma insomma le distanze sono di quest'ordine, e qui abbiamo due galassie interagenti che si stanno, c'è un'ipotesi, ma non è detto, che si stiano fondendo, c'è anche chi pensa che si siano già attraversate, in realtà si stanno allontanando, comunque sono in interazione. Cioè sono due galassie il cui destino sarà probabilmente alla fine diffondersi in una supergalassia entro qualche centinaio di milioni, o forse anche qualche miliardo di anni. Allora, cosa succede quando due galassie si scontrano? Perché qualcuno, forse fra chi ci sta ascoltando, sta pensando, per fortuna noi non viviamo là, nel senso, ci spiace per gli eventuali alieni che vivono là, le galassie si scontrano, vabbè, ci dispiace tanto, ma ce ne stiamo qua al sicuro. In realtà non c'è nessun rischio. Le galassie sono fatte principalmente di vuoto, e di conseguenza quando si scontrano in realtà si attraversano. Quando due galassie di 100 miliardi di stelle luna si scontrano, le probabilità che avvenga o anche un solo scontro fisico fra stelle è circa una su mille. Cioè 999 su mille, nemmeno due stelle si scontreranno fisicamente. Lo scontro è gravitazionale. Le galassie si deformeranno e alla fine in certi casi si fonderanno in una galassia più grande che probabilmente avrà forma ellittica. Quindi diciamo che anche noi non siamo al sicuro da questo, perché la galassia di Andromeda e la nostra sono a loro volta in rotta di collisione, non sono così vicine, ma lo diventeranno fra 3 miliardi di anni. Quindi quello che anche noi, i nostri lontanissimi discendenti, vedranno è una galassia di Andromeda sempre più grande, fino a che occuperà una porzione considerevole del cielo, e poi ci sarà un momento in cui le due galassie cominceranno a immergersi l'una nell'altra, non ci sarà più un punto dove finisce la nostra e comincia la galassia di Andromeda, ma i nostri discendenti di questo lontanissimo futuro vedranno ognuno un solo fotogramma, diciamo, di questo film cosmico, e si abitueranno a pensare alla galassia come qualcosa di completamente diverso da come la immaginiamo noi, con due nuclei e poi, in un tempo ancora futuro, un'unica galassia che deriverà dalla fusione. Tra l'altro è noto che negli ultimi decenni si sono scoperte già alcune candidate
galassie già interagenti con la nostra. Ci sono alcune, si sospetta che la nostra galassia stia già mangiandone qualcuna più piccola e non nessuno se ne era mai accorto prima, e abbiamo sempre vissuto tutti tranquillamente. Questa è la più bella fra le galassie primaverili, la più famosa però è un'altra, della celebre M87. M87 perché è celebre? Perché al centro di M87 è stato, c'è un buco nero supermassiccio, questa c'è, diciamo, più o meno al centro di tu, c'è chi dice di molte, c'è chi dice di tutte le galassie, ma quello al centro di M87, che si trova nella costellazione della Vergine, quindi siamo tornati appunto dove eravamo prima, è un buco nero veramente molto massiccio, 7 miliardi e mezzo di volte la massa del Sole, e questo buco nero è l'unico ad oggi che sia mai stato fotografato direttamente. Il suo orizzonte degli eventi, la regione scura, nera, da cui nulla può uscire e che nasconde la singolarità centrale che attira in maniera inesorabile tutto quello che le passa vicino, è stato visto per la prima e finora unica volta grazie a due famose fotografie pubblicate negli ultimi due o tre anni che hanno, diciamo, costituito, se vogliamo, una prova definitiva dell'esistenza dei buchi neri, non che nessuno ne dubitasse più, perché comunque le prove indiziarie erano già molto molto forti. Anche al centro della nostra galassia c'è un buco nero, per tranquillizzare chi ci sta ascoltando, diciamo che non cadremo né dentro l'uno né dentro l'altro. Questo no, perché è a 55 milioni di anni luce da noi, ma anche quello che si trova al centro della nostra galassia a 27.000 anni luce non c'è nessun problema, nessuna probabilità. Peraltro, i buchi neri non sono tutti cattivi allo stesso modo. I buchi neri più massicci e grandi sono più dolci, mentre quelli più piccoli, derivanti dalla morte delle stelle, sono più cattivi. E questo perché i buchi neri meno massicci e più piccoli hanno meno forze di gravità, ma più forze mareali, che sono le forze che distruggono gli oggetti. Quindi se si cadesse dentro un buco nero di piccola massa, si viene disintegrati, stirati dalla forza di gravità. Il termine che si usa è proprio, anche scientificamente, si viene spaghettificati, in inglese si usa il termine spaghettification, mentre se si cade in un buco nero di grande massa, la gravità è maggiore, ma le forze mareali sono minori, e quindi la gravità è molto forte, ma non ci stira, non ci deforma. Si può cadere in questo buco nero e dentro magari continuare a vivere. Però non si può più uscire, semplicemente, se non, diciamo, sotto forma di particelle e di radiazione di Hawking, cosa che non auguro a nessuno. Allora, io direi che oltre a queste abbiamo molte altre galassie. Concluderei questo discorso notando che la galassia M87, insieme a un'altra vicina M84, sono le galassie che si trovano nel centro gravitazionale dell'ammasso della Vergine. È un ammasso che si chiama così perché la maggior parte delle galassie si trovano sullo sfondo della costellazione della Vergine e il centro si trova appunto a circa 55 milioni di anni luce da noi, comprende circa 2000 galassie e noi non ne facciamo parte. Noi facciamo parte del gruppo locale, che è un gruppettino di galassie che si trova non lontano dal bordo dell'ammasso della Vergine, ma non al suo interno. Però l'ammasso della Vergine, il gruppo locale e tanti altri piccoli gruppettini di galassie, per esempio quello che appartiene anche a M51 che abbiamo visto prima, tutti insieme formano il superammasso della Vergine, di cui invece noi facciamo parte. Questo superammasso, ha un diametro di oltre 100 milioni di anni luce, rappresenta la grande struttura dell'universo in cui ci troviamo noi. Ma a sua volta fa parte di un superammasso ancora più grande, il superammasso Lagnachea o Lagnachea, non so come dirlo, deriva dall'hawaiano tradizionale, lingua che io purtroppo non parlo. Quindi questo superammasso, con un diametro di circa mezzo miliardo di anni luce, comprende come una delle sue parti il superammasso della Vergine, di cui fa parte il gruppo locale, di cui fa parte la Via Lattea. Il termine Lagnachea deriva dall'hawaiano e significa cieli immensi. È una bellissima, una grandissima scelta di termini, molto, molto azzeccata, e a sua volta fa parte del filamento pesci-balena, che è uno dei filamenti che costituiscono la struttura dell'universo, e così siamo arrivati alle dimensioni dei miliardi di anni luce. Perché vale la pena sottolineare questo? Vale la pena perché quando noi guardiamo il cielo primaverile non dobbiamo dolerci del fatto che è meno ricco di stelle di quello invernale. Beh, io un po' sì, perché sono appassionato più che altro di stelle. Però diciamo che stiamo guardando verso davvero il grande oltre, verso
quelle enormi strutture che dominano la regione dell'universo in cui siamo noi. In primavera possiamo avere più che in altre stagioni spaziare al di fuori della nostra galassia, renderci conto dell'immensità di ciò che si trova anche al di fuori della nostra galassia. Io ora direi che mi rivolgo anche a Luigi. Mi sembra di aver parlato quasi un'ora e non vorrei neanche, diciamo, eccedere, e per cui io trarrei, direi, due parole di conclusione e poi lascerei magari spazio con qualche domanda finale, ma diciamo, consigliatemi pure anche voi, se però più o meno come tempi. Ma sì, direi che ci hai fatto un'ottima panoramica, adesso poi vediamo, adesso io non avevo sotto mano la chat, non so se sono arrivate c'è una domande. Sì. Okay. C'è una domanda di Franco, e l'aveva scritta molto all'inizio quando parlavi delle distanze delle varie stelle, e diceva: ma non abbiamo Gaia che ci sta misurando con precisione la distanza delle stelle? Sì e no, perché allora so che la cosa sembra incredibile, è vero, le distanze misurate da Gaia sono eccezionalmente precise, però ci sono da dire due cose, anzi una più che altro. Gaia, proprio perché è stata tarata per misurare la distanza in alcuni miliardi di stelle, è, diciamo, ottimizzata per misurare la distanza di stelle molto deboli. Purtroppo quelle più brillanti, per più brillanti si tengono quelle visibili a occhio nudo, sono troppo brillanti per Gaia, saturano i sensori di Gaia, e questo impedisce di ottenere misure di buona qualità. Quindi Gaia ci permette di stabilire con una precisione senza precedenti la distanza di una stella di dodicesima magnitudine, ma non di una di terza o quarta magnitudine. Quindi le stelle più... ci sono stelle, prendiamo Albireo, la più famosa doppia del cielo. Due stelle bellissime, no? Una arancione, l'altra blu, di quali tra l'altro quella arancione è la doppia a sua volta, però al telescopio se ne vede una arancione e una blu. È da 300 anni, da quando è stata scoperta, che gli astronomi dicono: ma questa è una doppia fisica, reale, con le due stelle alla stessa distanza, o prospettica o ottica, cioè con una davanti e una dietro, forse si pensa a questo secondo caso. Gaia ha risolto il mistero? Purtroppo no, perché Albireo satura i sensori di Gaia e Gaia non ci ha aiutato a capire qual è la sua distanza. Il problema è proprio questo. Si deve fare, per utilizzare i dati di Gaia, l'inverso di quello che si è sempre fatto con le parallassi spettroscopiche, cioè bisogna fare un ragionamento abbastanza assurdo di questo tipo. Trovare una stella più debole di quelle che ci interessano, calcolare bene la distanza di questa e dopodiché calcolare la sua luminosità intrinseca, paragonare la luminosità intrinseca di una stella come Roleonis o, diciamo, appunto Almaz, con quella di una stella più lontana di cui conosciamo la distanza e la luminosità intrinseca, e allora diremo: la luminosità intrinseca di Almaz è simile a quella di questa stella più lontana e quindi, conoscendo quella apparente e quella intrinseca, ricaveremo la distanza, no? Quindi bisogna sostanzialmente utilizzare stelle deboli simili a quelle più brillanti. Quindi purtroppo da questo punto di vista non ci ha aiutato tanto. Grazie. Io posso, se posso, concluderei dicendo un'ultima cosa e poi se c'è qualche altra domanda rispondiamo. Volentieri, direi, volentieri. Ok. Io, come avete capito, sono appassionato di cultura astronomica e mi piacciono molto miti, le poesie, anche prima ho citato un pezzettino delle Metamorfosi. Vorrei dire tre versi di una poesia di William Butler Yeats, premio Nobel per la letteratura, che ha secondo me scritto dei versi meravigliosi dedicati alla stella polare e al grande carro. Perché li diciamo adesso? Perché il grande carro è, direi, la stagione migliore per vederlo, sappiamo, lo si vede anche nelle altre stagioni, ma d'estate ce l'abbiamo sopra, in primavera, ce l'abbiamo sopra la testa. Allora, Yeats ha scritto dei versi, ci vorrebbe qualcuno che sappia recitare meglio di me, ma io ve li dico lo stesso, e ha scritto questa cosa semplice, ma secondo me mi lascia senza parole ogni volta che la leggo. Ha scritto: sono stato un albero di nocciolo, ed essi, la stella del pilota e il carro, furono appesi alle mie fronde per tempi immemorabili. Sipario. Cioè, basta, non c'è nulla da aggiungere, secondo me. Questi tre versi sono meravigliosi. Sul cielo non è mai stato scritto nulla di più bello, secondo me. E la stella del pilota, ovviamente, è la stella polare. Una conclusione veramente poetica e che ci lascia tutti senza parole.
Non si può aggiungere altro. Si può aggiungere altro a quello che dice un poeta come Yeats, ovviamente. Esatto. Beh, però quello che tu hai anticipato prima è stato importante, notevole, molto entusiasmante, perché ci hai fatto conoscere il cielo in una dimensione diversa, perché siamo abituati a vedere le stelle, a guardarle, magari a vederle o come puntini, oppure anche sapere che sono stelle, invece ci hai dato quelle informazioni in più che ci permettono di capire che cosa sono, le curiosità, le peculiarità che hanno, e quindi ci interessano, ci stimolano ad andarle a vedere, a uscire fuori quando il tempo è bello, in primavera, e andare a riconoscere quelle stelle di cui ci hai parlato. Ringrazio, mi fa piacere, lo scopo è questo, invischiare anche voi nella ricerca delle stelline deboli, così poi diciamo ci appassioniamo tutti a queste stelle un po' particolari. E bene, no, comunque sono assolutamente contento, ti ringrazio Luigi, benissimo. No, perché in effetti le stelle più luminose sono quelle più evidenti, quelle che si vedono, che si osservano più spesso, che si riconoscono, però magari ci sono stelle che appaiono meno luminose, però hanno elementi peculiari che sono quelli che ci incuriosiscono alla fine. Certamente. Non so. Grazie. Se posso fare una domanda? Qualche domanda? Sì. Posso farne una io? Certo. L'ho letto un miliardo di anni fa, forse. Non so se la fonte fosse poi molto attendibile o meno, ma una curiosità. Una ragione molto forte per ritenere Albireo realmente una doppia è che le due stelle si spostano all'unisono sullo sfondo di stelle più lontane. È attendibile una... Cioè, ho letto bene o era un fake, come si usa a dire? No. Allora, è assolutamente corretto. Purtroppo c'è da dire questo, che il moto proprio è così piccolo che cioè questo spostamento è così piccolo che c'è un grosso margine di errore. Ma effettivamente è vero. Oggi alcuni hanno proposto, però la cosa c'è ancora un dibattito, che non sia una doppia reale, ma sembra accertato che perlomeno le due stelle sono nate dalla stessa nidiata, dalla stessa nebulosa, e condividono un moto generale nella galassia perché appartengono allo stesso ammasso che si è disfatto. Tipo okay? Le Pleiadi. Quindi alcuni pensano che sia per questo. Una cosa curiosa su Albireo, tra l'altro, mi è venuta in mente adesso, è che Albireo, diciamo, ha un moto proprio molto piccolo, anche perché il suo moto è quasi tutto radiale, cioè si sta avvicinando al Sistema Solare in maniera significativa, e addirittura è stato calcolato che fra 4-5 milioni di anni sarà la stella più brillante del cielo, perché passerà 30 anni luce dal Sistema Solare, ed essendo la componente principale 2000 volte più luminosa del Sole, ovviamente da quella distanza sarà più luminosa di come oggi vediamo Sirio, che nel frattempo si sarà anche allontanata molto. Quindi una curiosità del Pireo, che è una delle stelle più brillanti del cielo, nel cielo terrestre. E allora lo sapremo, sarà così vicina, poi insomma speriamo in 4 milioni di anni che la scienza faccia qualche passo avanti e si riesca a capire la vexata question ancora un po' discussa. Ok, spero di aver risposto alla domanda. Comunque grazie, perfetto, è un'ottima domanda che permette di, secondo me, fare anche tutto su cosa si sa o non si sa, a volte, anche su stelle famose. Abbiamo una domanda da YouTube. Un visitatore ci chiede che tipo di Dobson, se un Dobson è sufficiente per osservare queste galassie. Sì. O se sì, di che diametro? Allora, per vedere le galassie che abbiamo indicato, 10 centimetri di diametro sono sufficienti, quindi anche un piccolo telescopio, però in un telescopio così piccolo si vede giusto il batuffolino. Con un 20-25 centimetri si cominciano a vedere i bracci a spirale di M51, e quindi direi che visto che per i Dobson 20 centimetri è un po' il minimo sindacale, ecco, un Dobson di dimensioni medio, anche medie, è assolutamente sufficiente. Quello che conta è la qualità del cielo. Ecco, ci vuole un buon cielo, perché ovviamente essendo oggetti debolissimi, se il fondo cielo è molto chiaro non si riesce a vedere, per cui diciamo che ci vuole un cielo molto ben scuro, di montagna, insomma
fatemi pensare che posto potrei proporre, per esempio l'osservatorio astronomico della Valle d'Aosta, ecco, un cielo di quel tipo lì è, fa la differenza per vedere oggetti di questo tipo, comunque assolutamente sì, un Dobson va benissimo, già anche di dimensioni non eccessive. Se le cose continuano così ce l'avremmo anche in città un cielo di quel genere. Ma no, diciamo, portiamo una cosa buona della crisi energetica, può essere il fatto che finalmente si spegneranno le luci inutili, certo, assolutamente, non dico che siamo contenti, però insomma, certamente. Una domanda io, si può usare qualche filtro per esaltare le galassie o non c'è niente da fare? No, le galassie no, purtroppo perché hanno spettro continuo. Le galassie sono, è luce stellare, quindi emessa su tutte le lunghezze d'onda, cioè quello che si può fare è sì, si possono filtrare le luci terrestri, ecco, quello sì, però dipende che luci. Le luci al sodio si possono filtrare, le luci LED no, quindi tendenzialmente con le galassie è dura, mentre invece con le nebulose che hanno uno spettro a righe su lunghezze d'onda ben definite si può fare molto 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 di più, sì. Grazie. Io non vedo altre domande né in chat né su YouTube. Se nessuno vede altre domande, direi che possiamo avviarci alla conclusione. Lascio la parola a Sandro per i saluti finali. Sandro. Eccomi. Come al solito, un attimo. C'è un po' di Larsen. C'è un po' di Larsen perché io sto sentendo più sorgenti, essendo qui in regia. Volevo ringraziarti, l'intervento di stasera è stato veramente delizioso e ricco di tante informazioni che anche per molti astrofili o persone che come me praticano l'astrofilia da tanti anni non erano note, quindi mi hai veramente appassionato, ti ringrazio per, da un lato per la tua disponibilità e per la bellissima presentazione di questa sera, che ti sei superato per così dire. Rispetto alle altre volte. Le altre volte forse erano aspetti che per i neofiti erano sicuramente interessanti, questa volta anche per quelli che frequentano da più tempo gli ambienti dei circoli astrofili. Quindi grazie. Veramente, veramente grazie. Aspettiamo un qualcosa di simile per l'autunno. La mia stagione preferita, quindi come potrei mancare, certamente, certamente. Va bene. E allora per i saluti finali io passerei la parola a Gigi, al presidente dell'associazione Polaris di Genova. E, vai Gigi. Benissimo, ringrazio anch'io Davide, mi associo alle parole di Sandro, una relazione veramente interessante e affascinante su tantissimi aspetti veramente poco noti, credo la maggior parte di noi. Spero di avere Davide allora per il cielo autunnale, vedremo di organizzare in qualche modo. Ringrazio Davide, ringrazio tutti e saluto tutti. Grazie, buonasera a tutti. Bene, allora chiudiamo la diretta e vi ricordo l'appuntamento al mese prossimo, l'8 aprile, sempre alle 21, sempre sui soliti canali. Seguiteci e ciao a tutti.